In avvio di slancio è andato avanti Lecce, qui fuori gioco segnalato dall'arbitro Pairetto per Pasculli, il direttore di gara un battibecco con l'argentino, ed è la Roma che si porta in avanti, colpo di testa di Manfredonia su angolo di Bruno Conti, che oggi ha giocato la 500ª partita della sua carriera, e ancora Manfredonia che tenta la conclusione dalla distanza, la palla termina al lato. Seguiamo questa azione al 16esimo, tiro dalla distanza di Tempestilli, deviazione involontaria ovviamente di Miggiano e bravo Terragno a seguire la traiettoria della palla e a neutralizzare. Ancora un pericolo per il Lecce, va via sulla sinistra Feller, opera il traversone, palla Rizzitelli ma rinviene in extremis Miggiano che manda in angolo. E sul calcio d'angolo altro grosso pericolo per il Lecce, vedete il tiro tagliatissimo di Bruno Conti, tocca il palo, poi è Vanoli sulla ribattuta di Rizzitelli che manda in angolo. Però replica bene il Lecce, il colpo di testa è dell'ex Righetti, para con facilità Tancredi ed è ancora il Lecce, punizione di Barbas, colpo di testa di Miggiano ed è Tempestilli sulla linea che allontana. L'angolo di Barbas abbagliato, Tancredi rinvia male, ma è sulla linea e pronto Giannini a respingere. Ancora il Lecce in avanti, angolo di Barbas, il colpo di testa è di Miggiano, la palla supera di poco la traversa. Sempre il Lecce, combinazione di prima, Paciocco, Pasculli, Barbas, traversone di Barbas e per poco Oddi non combina un guaio, ma Tancredi è attento, poi Manfredonia manda in calcio d'angolo, contropiede della Roma da Giannini a Nela, diagonale di Nela, la palla termina di poco fuori, ma il Lecce può andare in vantaggio sul finire del tempo, cross di Moriero, colpo di testa di Miggiano, un altro di Righetti sulla linea, c'è però pronto Oddi a mandare in calcio d'angolo. Nella ripresa parte Pasculli con questo affondo su errore di Giannini, ma proprio al termine dell'azione Oddi si rifugia in corner, vedete Pasculli, poi va vicino al gol a Roma, cross di Tempestilli, sfiora la palla Gerolin, la sfera termina a Feller che manda di poco sulla traversa, ancora il Lecce in avanti, traversone di Paciocco, colpo di testa di Pasculli, la palla va di poco al lato. Punizione di Barbas ed è Manfredonia che manda in calcio d'angolo sul tiro tagliato dell'argentino, poi entra Monaco, vedete che spunto del giovanissimo giocatore della nidiata di Carmelo Russo, ma Tancredi è attento.